Signore, 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 la consumazione. Prego. La consumazione. Prego. La consumazione. La consumazione è obbligatoria ai tavoli, c'è scritto anche lì. Oh, scusi, ho messo i tappi, non riesco più a leggere. Vuol dire a sentire? No, a leggere. Ma cosa dice se stava leggendo? No, guardavo le figure. Mi porti un tè al latte. Le vent dans la plaine. Non, Spray. La fille aux chevaux du lin. Voile. La cathédrale en vie. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Les collines d'un acapré. Se esiste ancora qualcosa di infernale e di veramente diabolico al mondo, è l'indugiare esteticamente sulle forme, invece di essere come martiri sul rogo che fanno dei gesti disperati. Petrushka? Aboliamo il palcoscenico e la sala e sostituiamoli con un luogo unico. Così sarà ristabilita una comunicazione diretta fra spettatore e spettacolo, fra attore e spettatore. Petrushka! Non ci sarà più scenografia. Ci saranno manichini alti 10 metri, rappresentanti la barba di Relir nella tempesta. E strumenti musicali, grandi come uomini. Petrushka!
Non reciteremo testi scritti, ma su temi, o fatti, o lavori teatrali noti, faremo esperimenti di messa in scena improvvisata. Petrusca! C'è da ricreare l'idea dello spettacolo integrale. Il problema è far parlare, nutrire, riempire lo spazio. Per quanto poetica l'immagine cinematografica è limitata dalla pellicola, non si può paragonare all'immagine teatrale che obbedisce a tutte le esigenze della vita. Senza una vena di crudeltà come base dello spettacolo, il teatro non è più possibile! Petrusca! I miei pantaloni! Mamma, dammi il sole. Dammi il sole, mamma. Questo sì, che si chiamava saper suggerire una volta. Oggi non ci sono... Questa bestia di Petrusca venderebbe sua madre per 1000 lire e il suo padrone per giunta. E mi ha venduto. Ah, sono certo che mi ha venduto per meno di 1000 lire. Non ci sono più suggeritori. Il mondo va in rovina perché nessuno sa più suggerire. E quello che peggio non hanno niente da suggerire. Petrusca! Petrusca! Petrusca, che cosa fai? È un'ora che aspetto i miei pantaloni. La cena non sarà servita prima delle 8:30, 9. Io forse sono arrivato un po' prestino, ma cosa importa? Non è mica un pranzo ufficiale. Si può arrivare un po' in anticipo. Io faccio quasi parte della famiglia, lo sanno tutti. Vero, Clara? Buonasera, signor professore. Clara. Clara. Buonasera, signora. Ma perché mi deve sempre seguire? Come un gatto nero. Buonasera, c'è il professore? Sì, è in casa. Anzi, no, non c'è, non è in casa. Ma come? Mi ha invitato lui, lo conosco, sa? Certo, professore, lo so, ma mi dissero di non farli entrare. Lei si sbaglia. Io sono Giacobbe. Sono stato invitato a pranzo per il compleanno di Clara. Non è possibile, mi dissero di non farli entrare. Non è possibile, come non è possibile? Ah, ecco. Buonasera. Buonasera. Il professore la prega di scusarlo, ma stasera non può riceverla. Ma che storia è questa? La prego. Le assicuro che io... Non insista. Ma... Buonasera. Buonasera. Vuol dire che tornerò più tardi. Buonasera. Che succede? Che cos'ha, Giacobbe? Che c'è? Niente, le assicuro. Sono qui per mio conto. È la mia vita. La mia vita...